Capitolo 4. Stantuffo. Nei 3 giorni successivi mi dedicai con slancio al nostro nuovo cucciolo. Giacevo con lui sul pavimento e gli permettevo di zampettarmi sopra. Facevamo la lotta. Usavo una vecchia salvietta per giocare al tiro alla fune ed ero sorpreso che fosse già così forte. Mi seguiva dappertutto e cercava di rosicchiare qualunque cosa riuscisse ad addentare. Gli occorse solo un giorno per scoprire qual era la cosa più divertente nella sua nuova casa, la carta igienica. Spariva nel bagno e, 5 secondi dopo, tornava correndo, il rotolo stretto tra i denti, un nastro che si srotolava dietro di lui mentre sfrecciava da una stanza all'altra. Sembrava che il posto fosse stato decorato per la festa di Halloween. Ogni mezz'ora o giù di lì lo conducevo nel cortile sul retro a fare i suoi bisogni. Quando aveva incidenti in casa, lo sgridavo. Quando faceva pipì fuori, posavo la guancia contro la sua e lo lodavo con il mio tono di voce più suadente. E se era pupù, mi comportavo come se avesse appena consegnato il biglietto vincente della lotteria. Quando Jenny ritornò da Disney World, si buttò su di lui con lo stesso infinito entusiasmo. Era una cosa straordinaria da vedere. Con il passare dei giorni, notavo nella mia giovane moglie un calmo, gentile lato materno che non sapevo esistesse. Lo abbracciava, lo accarezzava, giocava con lui, lo coccolava, gli pettinava ogni ciocca di pelo alla ricerca di pulci e zecche. Si alzava ogni 2 ore durante la notte, notte dopo notte, per condurlo fuori a fare i suoi bisogni. Questo, più di ogni altra cosa, fu la causa del fatto che non sporcasse più in casa nel giro di poche settimane. Soprattutto, lo nutriva. Seguendo le istruzioni sul sacchetto, davamo a Marley 3 grosse ciotole di cibo al giorno. Lui trangugiava ogni boccone nel giro di pochi secondi. Quel che entrava usciva, naturalmente, e presto il nostro cortile fu invitante come un campo minato. Non osavamo avventurarci fuori senza tenere gli occhi bene aperti. Se l'appetito di Marley era immenso, i suoi escrementi lo erano perfino di più, gigantesche montagnole praticamente immutate. Che non digerisse quella roba? Evidentemente sì, invece. Marley stava crescendo a passo vertiginoso, come uno di quegli straordinari rampicanti tropicali che possono coprire una casa in poche ore, si stava espandendo in tutte le direzioni. Ogni giorno era un po' più lungo, un po' più largo, un po' più alto, un po' più pesante. Pesava circa 10 kg quando l'avevo portato a casa e dopo poche settimane aveva raggiunto i 25. La sua bella testolina da cucciolo che avevo stretto facilmente in una mano mentre guidavo verso casa quella prima sera si era rapidamente trasformata in qualcosa che assomigliava per la forma e il peso all'incudine di un fabbro. Le sue zampe erano enormi, i suoi fianchi già molto muscolosi e il petto largo quanto un bulldozer. Come promettevano i libri, la sua piccola coda stava diventando folta e forte come quella di una lontra. Che coda era mai? Ogni oggetto in casa nostra che fosse a livello ginocchio o più sotto veniva fatto a pezzi dall'arma dimenata da Marley. Sgombrava tavolini, disseminava riviste, buttava giù fotografie incorniciate dagli scaffali, faceva volare bottiglie di birra e bicchieri di vino. Spaccò anche un pannello di vetro della porta finestra. A poco, ogni oggetto che non fosse agganciato migrava ai piani più alti per sfuggire alla sua mazza demolitrice. I nostri amici con figli venivano a trovarci e si meravigliavano. Casa vostra è già a prova di bambino. Marley in realtà non dimenava la coda, dimenava il suo intero corpo, incominciando dalle spalle e andando indietro. Era come la versione canina di una supermolla. Giuravamo che non c'erano ossa in lui, solo un grosso elastico muscolo. Jenny cominciò a chiamarlo Stantuffo. E si scuoteva ancora di più quando aveva qualcosa in bocca. La sua reazione a qualsiasi situazione era sempre la stessa. Afferrare la scarpa, il cuscino o la matita più vicina, qualsiasi cosa andava bene, e scappare via. Una vocina nella sua testa sembrava che gli sussurrasse «Va, raccoglilo, sbavaci sopra, scappa!». Alcuni degli oggetti che afferrava erano abbastanza piccoli da poter essere nascosti e questo gli piaceva moltissimo. Sembrava che pensasse di poterla fare franca, ma Marley non sarebbe mai stato un giocatore di poker. Quando aveva qualcosa da nascondere, non riusciva a mascherare la sua gioia. Era sempre turbolento, ma poi c'erano quei momenti in cui esplodeva in una sorta di frenetica iperenergia, come se invisibili burloni gli avessero dato una pacca sul sedere. Il suo corpo tremava, la sua testa oscillava di qua e di là e l'intera parte posteriore si muoveva in una sorta di spastica danza. Lo chiamavamo il Marley Mambo.
E va bene, cos'hai preso stavolta? Dicevo, e mentre mi avvicinavo lui faceva l'indifferente, muovendosi intorno alla stanza, ancheggiando disinvolto, spingendo la testa su e giù come quella di una puledra, così felice del suo premio proibito che non riusciva a contenersi. Quando riuscivo finalmente a spingerlo in un angolo e ad aprirgli le mascelle, non restavo mai a mani vuote. C'era sempre qualcosa che aveva preso nella spazzatura o raccolto dal pavimento o più tardi direttamente dal tavolo della sala da pranzo. Salviettine di carta, Kleenex appallottolati, scontrini della spesa, tappi del vino, fermagli, pezzi degli scacchi, tappi di bottiglie. Era come un deposito di materiale recuperato. Un giorno gli aprii la bocca e guardai dentro, scoprendo il mio assegno paga incollato al palato. Nel giro di poche settimane avevamo difficoltà a ricordare com'era stata la vita senza il nostro nuovo ospite. Presto cominciamo a seguire una sorta di routine. Ogni mattina, prima ancora del caffè, lo conducevo a fare una veloce passeggiata fino al canale e ritorno. Dopo colazione sminavo il cortile con una vanga, poi mi facevo la doccia. Jenny andava al lavoro prima delle 9 e raramente io uscivo di casa prima delle 10. Rinchiudendo Marley nel bunker di cemento con una ciotola di acqua fresca, una quantità di giocattoli e la mia allegra raccomandazione di fare il bravo ragazzo. Alle 12:30 Jenny era a casa per la pausa pranzo, quando avrebbe dato a Marley il suo pasto di mezzogiorno e tirato la palla in cortile finché non era stanco morto. Nelle prime settimane faceva un salto a casa anche a metà pomeriggio. Dopo cena passeggiavamo con lui sul lungomare, guardando gli yacht provenienti da Palm Beach che oziavano nel bagliore del sole al tramonto. Passeggiare è probabilmente la parola sbagliata. Marley passeggiava come passeggia una locomotiva impazzita. Si buttava in avanti, tirando con forza il guinzaglio fino a strangolarsi. Noi lo strattonavamo indietro, lui ci strattonava avanti. Noi tiravamo e lui tirava dall'altra parte, tossendo come un fumatore incallito per via del collare che lo strozzava. Virava a destra e a sinistra, lanciandosi verso ogni cassetta della posta e cespuglio, annusando, ansimando e pisciacchiando, di solito finendo con l'innaffiare se stesso. Ci girava attorno avvolgendo il guinzaglio attorno alle nostre caviglie prima di lanciarsi di nuovo in avanti, facendoci incespicare. Quando qualcuno si avvicinava con un altro cane, Marley gli balzava gioiosamente incontro, impennandosi, trattenuto dal collare, morendo dalla voglia di fare amicizia. Si direbbe che ami la vita, commentò un proprietario di cane, ed era vero. Era ancora abbastanza piccolo perché potessimo avere la meglio su di lui, ma con il passare delle settimane l'equilibrio di potere si stava spostando. Stava diventando sempre più grosso e più forte. Era ovvio che presto sarebbe stato più vigoroso di noi due. Sapevamo che avremmo dovuto tenerlo a freno e insegnargli a stare al piede prima di farci fare una morte ignobile sotto le ruote di una macchina. I nostri amici, che erano veterani, ci dissero di non precipitare le cose. È troppo presto per educarlo, ci ammonì uno di loro. Godetevi la sua infanzia finché potete. Passerà presto e allora penserete seriamente ad addestrarlo. E così aspettammo, il che non significa che nel frattempo gli permettessimo di fare tutto quel che voleva. Stabilimmo regole e cercammo di farle rispettare. Letti e mobili erano off limits. Bere dal water, annusare gli ospiti nelle parti basse e rosicchiare le gambe delle sedie erano trasgressioni perseguibili, anche se evidentemente valeva la pena di prendersi una sgridata. No, divenne la nostra parola preferita. Lavoravamo con lui su comandi base, vieni, fermo, siedi, terra, con limitato successo. Marley era giovane ed esuberante, con la capacità di attenzione di un'alga e l'instabilità della nitroglicerina. Era così eccitabile che qualsiasi interazione lo agitava enormemente, producendo in lui la particolare esuberanza di un espresso triplo. Non ce ne rendemmo conto che anni dopo, ma mostrava precoci segni di quella condizione che in seguito sarebbe stata coniata per descrivere un disturbo clinico tipico di bambini e adolescenti. Il nostro cucciolo era un caso da manuale in fatto di deficit di attenzione, un disturbo causato dall'iperattività. Tuttavia, nonostante tutte le sue buffonate giovanili, Marley stava svolgendo un importante ruolo in casa nostra e nel nostro rapporto. Attraverso la sua vulnerabilità, stava mostrando a Jenny che era in grado di affrontare un'eventuale maternità. Era affidato a lei da diverse settimane e non l'aveva ancora ucciso. Al contrario, stava crescendo.
Dicevamo scherzando che forse avremmo dovuto incominciare a limitare il cibo per bloccare la sua crescita e contenere i suoi livelli di energia. La trasformazione di Jenny da fredda assassina di piante in mamma affettuosa di un cane continuava a stupirmi. Credo stupisse un po' anche lei. Era una mamma nata. Un giorno Marley cominciò a strozzarsi violentemente. Prima che mi rendessi conto che era nei guai, Jenny balzò in piedi. Si precipitò verso di lui, gli aprì le mascelle con una mano e infilò l'altra nella sua gola, tirando fuori un grosso rotolo di cellophane coperto di saliva. Normale routine. Marley emise un ultimo colpo di tosse, batté la coda contro il muro e alzò lo sguardo su di lei con un'espressione che diceva «Possiamo rifarlo?». Più ci sentivamo a nostro agio con il nuovo membro della nostra famiglia, più parlavamo liberamente di espandere la suddetta famiglia in altri modi. Dopo qualche settimana che avevamo portato a casa Marley, decidemmo di smettere di usare gli anticoncezionali. Questo non significava che avevamo deciso per il concepimento, un gesto troppo audace per due persone che avevano dedicato la loro vita a essere il più indecise possibile. Era piuttosto una marcia indietro, avevamo smesso di cercare di non restarci. La logica era involuta, ce ne rendevamo conto, ma ci faceva sentire entrambi meglio. Nessuna pressione. Nessunissima. Non stavamo cercando di avere un figlio, stavamo lasciando che accadesse quel che doveva accadere, che la natura faccia il suo corso, che sarà e via dicendo. Francamente eravamo terrorizzati. C'erano diverse coppie di amici che ci avevano provato per mesi, anni perfino, a concepire senza successo e che a poco avevano reso pubblica la loro disperazione. Alle cene parlavano in modo ossessivo di visite mediche, numero degli spermatozoi e cicli mestruali, con grande sconcerto di chiunque altro al tavolo. Qual era la frase di circostanza? «Oh, credo che il numero dei tuoi spermatozoi sia assolutamente adeguato!» Era molto imbarazzante, eravamo terrorizzati di finire così. Jenny aveva sofferto di endometriosi prima che ci sposassimo e aveva dovuto subire un intervento. Ancor più inquietante era un piccolo segreto del nostro passato. In quei primi giorni appassionati della nostra relazione, quando il desiderio aveva avuto la meglio sul buonsenso, avevamo gettato la cautela alle ortiche insieme ai nostri vestiti e fatto sesso senza prendere la minima precauzione. Non una volta, ma molte volte. Era stato incredibilmente sciocco e, guardando indietro alcuni anni dopo, avremmo dovuto baciare la terra per la gratitudine di essere miracolosamente scampati una gravidanza indesiderata. Invece, quel che pensavamo entrambi era «Che cosa non va in noi? Nessuna coppia normale poteva aver fatto tanto sesso non protetto ed essersela cavata». Eravamo entrambi convinti che concepire non sarebbe stata un'impresa facile. Così, mentre i nostri amici annunciavano i loro piani, noi stavamo zitti. Jenny si limitava a riporre la prescrizione per gli anticoncezionali nell'armadietto dei medicinali e dimenticarsene. Se fosse rimasta incinta, fantastico. Altrimenti, beh, non ci stavamo realmente provando adesso, no? L'inverno a West Palm Beach è un magnifico periodo dell'anno, caratterizzato da notti fresche e giornate calde, asciutte e soleggiate. Dopo l'insopportabile estate, trascorsa per lo più al riparo dell'aria condizionata o saltellando da un albero ombroso all'altro nel tentativo di evitare il sole bruciante, l'inverno era il nostro momento per celebrare quel che di meglio avevano da offrire le zone subtropicali. Consumavamo i nostri pasti sul portico del retro, spremevamo ogni mattina arance fresche dell'albero nel cortile, coltivavamo un piccolo orticello e qualche pianta di pomodori di fianco alla casa e coglievamo enormi fiori di hibiscus da mettere a galleggiare in ciotole d'acqua sul tavolo della sala da pranzo. Di notte dormivamo con le finestre aperte, avvolti dall'aria che profumava di gardenia. In una di queste fantastiche giornate di fine marzo, Jenny invitò un'amica dell'ufficio a portare il suo basset hound, Buddy, a giocare con il nostro cane. Buddy era un trovatello con il muso più triste che avessi mai visto. Lasciammo le due bestie libere nel cortile e corsero via. Il vecchio Buddy non sapeva bene cosa pensare di quell'iperattivo cucciolo giallo che sfrecciava come un lampo e girava in tondo attorno a lui. Ma la prese bene e i due si scatenarono e giocarono insieme per più di un'ora prima di crollare entrambi all'ombra dell'albero di mango, sfiniti. Qualche giorno dopo, Marley cominciò a grattarsi senza più smettere. Si grattava così forte che temevamo che gli uscisse sangue.
Jenny si mise in ginocchio e cominciò una delle sue ispezioni di routine, infilando le dita nel pelo, separandolo, per controllare la pelle sottostante. Dopo qualche secondo gridò «Maledizione! Guarda qui!» Sbirciai oltre la sua spalla, dove aveva separato il pelo di Marley appena in tempo per vedere una macchiolina nera mettersi al riparo. Lo facemmo sdraiare sul pavimento e cominciammo a ispezionare ogni centimetro del suo pelo. Marley era eccitato per tanta attenzione e ansimava felice, battendo la coda sul pavimento. Ovunque guardassimo ne trovavamo. Pulci! Sciami di pulci! Erano tra le dita e sotto il collare, nascoste nelle sue orecchie flosce. Anche se fossero state abbastanza lente da poterle prendere, e non era così, ce n'erano semplicemente troppe per incominciare a eliminarle. Avevamo sentito parlare dei problemi causati dalle leggendarie pulci e zecche della Florida. Senza grandi freddi e neanche una gelata, la popolazione di insetti non veniva mai completamente annientata e rifioriva nell'ambiente caldo e umido. Questo era un posto dove anche le ville dei miliardari avevano gli scarafaggi. Jenny era agitatissima. Il suo cucciolo era pieno di parassiti. Naturalmente, noi accusammo Buddy senza una prova concreta. Jenny aveva visioni non soltanto del cane infestato dalle pulci, ma dell'intera casa. Afferrò le chiavi della macchina e corse fuori. Mezz'ora dopo ritornò con un sacchetto pieno di prodotti sufficienti a creare un polo chimico. C'erano una quantità di bagni antipulci e polveri antipulci e spray e schiume. C'era un pesticida per il prato perché il commesso del negozio aveva detto che andava spruzzato se speravamo di mettere in ginocchio le piccole bastarde. C'era un pettine speciale destinato a rimuovere le uova degli insetti. Infilai una mano nel sacchetto e tirai fuori lo scontrino. «Dio mio, tesoro!» esclamai. «Avremmo potuto assumere il nostro disinfestatore personale per questa cifra!» Mia moglie non ci fece caso. Aveva riassunto i suoi modi da professionista del crimine, questa volta per proteggere i suoi cari, e intendeva procedere con fredda efficienza nello sterminio. Si gettò a capofitto nel compito. Lavò Marley nella vasca della lavanderia, usando saponi speciali. Poi mescolò la crema, che conteneva lo stesso principio attivo, notai, del prodotto per il prato e gliela versò addosso finché ogni centimetro del suo corpo non ne fu impregnato. Mentre Marley si asciugava nel garage, puzzando come una fabbrica di pesticidi, Jenny passava furiosamente l'aspirapolvere su pavimenti, pareti, tappeti, tende e tappezzerie e poi spruzzò l'arma letale. Lei all'interno, io all'esterno. «Credi che siamo riusciti a eliminarle?» chiesi quando finalmente finimmo. «Credo di sì», rispose. Il nostro attacco multiplo alla popolazione delle pulci di Churchill Road 345 fu uno straordinario successo. 2-0. Controllavamo Marley quotidianamente, sbirciando tra le dita, sotto le orecchie, sotto la coda, lungo il ventre, nella collottola e in qualsiasi altro posto potessimo raggiungere. Non trovammo alcun segno di presenza aliena. Controllammo i tappeti, i divani, gli orli delle tende, i cuscini, l'erba. Niente, avevamo annientato il nemico.